Presso il comune di Pietrelitore, nella sala consigliare, si è svolta la presentazione ufficiale per quanto riguarda l'avvenimento molto importante di ciclismo a livello juniores, l'11° trofeo Pietrelitore Balacco Paponi in memoria di Zaccaria Senzacqua, Domenico Romanelli, Giovanni Leoni. Memorial Basilio Mercuri e dottor Vico Massucci, una gara ciclistica per la categoria Juniores organizzata dal gruppo sportivo Studio Moda Air Gallery in collaborazione con il grande appassionato nonché presidente della commissione giudici di gara Emanuele Senzacqua. È stato un momento molto importante quello che si è visto alla presentazione ufficiale. Gli onori di casa sono stati fatti proprio da Emanuele Senzacqua e dal sindaco Luca Pezzani. Erano presenti Lino Setti, presidente regionale Federazione Ciclistica Italiana, Marco Lelli, presidente provinciale Federazione Ciclistica Italiana, Mauro Pieroni, grande appassionato e sponsor anche di questa manifestazione, Vincenzino Santori, organizzatore e grande general manager del ciclismo, Fabio Roscioli, ex corridore professionista, e per la Proloco era presente Laura Flocco. Lino Setti, presidente regionale, ha presentato l'11° trofeo Pietrelitore Memorial Balacco Paponi, gara ciclistica per juniores che ci sarà domenica 12 agosto. Una bella manifestazione, tanti sono stati vincitori importanti, ma è bello poter vedere un paese unito, un'amministrazione comunale presente con gli organizzatori per questa manifestazione. Sì, una gara importante nel panorama delle iniziative, delle varie gare che abbiamo nel mese di agosto, questa di Pietrelitore Balacco Paponi. Perché? Perché tanto il Deus Machina è Emanuele Senzacqua, che è una persona che si impegna già tanto nel ciclismo come presidente regionale di giudici di gara, e assicuro che è un compito molto gravoso, nel senso che richiede una relazione con tutti i giudici, un impegno nelle designazioni. Poi questo suo coinvolgimento per l'organizzazione della gara qui a Pietrelitore, che ha messo attorno al tavolo, quindi attorno all'organizzazione e l'amministrazione comunale, questa è una garanzia per lui, perché chiaramente non è facile gestire una gara del genere, e anche quest'anno vedo la Proloco oltre che sponsor e da altre associazioni, quindi un comune coinvolto per un'organizzazione di una gara di juniors che lancia degli under, come abbiamo visto, e anche di professionisti nel caso di Cicconi, ma lo stesso Carboni, lo stesso Zandri, tutti i corridori che se vincono a Pietrelitore sicuramente dicono qualcosa nel mondo dilettantistico, perché è una gara impegnativa dal punto di vista del percorso, è un percorso molto intenso, quindi complimenti a questa organizzazione, complimenti a quanti la sostengono. Dunque il 12 agosto 2018 andrà in scena questa bellissima gara che lo scorso anno è stata vinta dalla corridore umbro Bruno Aslani, che ha preceduto Davide Vignato e Michael Antonelli. Una gara che ha visto tanti campioni succedersi sulle strade di Pietrelitore, come Ciccone, che è stato protagonista al Giro d'Italia e lo è tuttora tra i professionisti, come Masnada, che lo ha fatto tra i dilettanti, come tanti altri corridori che hanno scritto pagine importanti di questa manifestazione giunta alla sua 11ª edizione. Si è partiti con le due gare allievi per poi passare alla categoria juniores grazie all'apporto dell'amministrazione comunale dell'allora sindaco Luca Tomassini, per proseguire in questa occasione con quella del sindaco Luca Pezzani. Luca Pezzani, sindaco di Pietrelitore, presentazione ufficiale di questo 11° trofeo città di Pietrelitore Memorial Balacco Paponi, gara juniores per quanto riguarda il ciclismo, oramai un appuntamento non solo regionale ma interregionale, visto la valenza di questa manifestazione. Sì, possiamo dire che miglioriamo di anno in anno, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista agonistico. Le squadre sono sempre molte, quelle che oramai partecipano a questo Gran Premio Città di Pietrelitore. Noi siamo orgogliosi certamente, perché è una ricorrenza, come hai detto benissimo tu, oramai fissa del nostro panorama sportivo. E niente, aspettiamo con trepidazione questo domenica 12 per assistere all'11ª edizione del Balacco Paponi. Dicevamo, chi vince qui ha il passaporto per i dilettanti, è successo con tanti, Ciccone addirittura tra i professionisti. Lo scorso anno il vincitore Bruno Aslani è già tra i dilettanti ed è stato premiato come miglior giovane nella gara di Montegranaro, e questo non può che farvi piacere. Assolutamente, assolutamente sì. Sapere che chi vince a Pietrelitore poi va nei dilettanti è ancora più allettante, fa diventare ancora più allettante partecipare al Gran Premio Città di Pietrelitore. Quindi ecco, sappiamo che parteciperanno i migliori,
parteciperanno le squadre migliori a questo Gran Premio e noi siamo felici di questo, siamo veramente felici. Tanti gli ospiti presenti: Gaetano Gazzoli, organizzatore del Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco, Sergio Concetti, organizzatore del Gran Premio Rubianello, Pietro Roscioli, corridore che ha fatto la storia anche dell'SC Rubianellese, ha vinto tante volte a Petritoli. Insomma, c'erano tanti personaggi oggi pronti a regalare un sorriso a questa manifestazione. Si partirà il 12 agosto alle ore 14.30, in palio ci sarà anche, per chi vincerà il Gran Premio della Montagna, la maglia del Giro d'Italia 2018, quella azzurra. Ci sarà anche il trofeo Avis e dunque sicuramente una bella manifestazione quella di Petritoli. 12 agosto alle ore 14.30 la partenza ufficiale, 125 km con una prima parte pianeggiante e una seconda molto impegnativa. Marco Lelli, presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, oggi a Petritoli per la presentazione di questo 11° trofeo Città di Petritoli in memoria al Balacco Paponi, una gara importante per la categoria juniores che si è ritagliata uno spazio veramente serio per quanto concerne non solo la nostra regione ma anche per le altre. Lo scorso anno, come ha detto prima, ha vinto Bruno Slani, un corridore umbro già passato tra i dilettanti, che ha fatto bene a Montegranaro, premiato come miglior giovane. Qui ci hanno vinto Ciccone e tanti altri campioni, si sono piazzati anche Masnada. Insomma, chi vince a Petritoli possiamo dire è il passaporto poi per i dilettanti. Sì, beh, è evidente, è un percorso nervoso e bello che certamente fa una bella selezione e alla fine della gara emerge sempre un ragazzo tra i migliori, ovviamente. Questa è una gara che, come hai poc'anzi evidenziato, si è ritagliata uno spazio importante nel circuito nazionale, è tornata a Petritoli fortemente a riproporre questa tradizione ciclistica che era molto importante negli anni 70, con una bella società ciclistica presente qui sul territorio, e quindi gli ingredienti sono tutti ottimi per fare una bellissima gara. Hai parlato, Marco, del tracciato molto nervoso, corsa che si svolge per la prima parte in pianura e poi quando si inizia a salire le cose cambiano. Certamente, beh, la differenza è evidente che viene fatta negli ultimi giri o all'ultimo giro in generale. Quindi, come poi capita anche in altri percorsi, in altre gare qui sul territorio, questa è una delle gare che poi anche i ragazzi preferiscono, perché veramente ci si può mettere tutto e si può veramente fare una bellissima prestazione. E la presentazione dell'11° trofeo Città di Petritoli, memoria al Balacco Paponi, gara ciclistica per juniores che si correrà domenica 12 agosto. Siamo con Fabio Roscioli, ex corridore professionista, non manca mai a questi appuntamenti, gli amici di Petritoli sono importanti, ti avevano dedicato anche traguardi volanti quando passava la Trino Adriatico e tu ancora oggi ti ricordi benissimo del loro affetto. Sì, a quel tempo viveva ancora Zaccaria, il papà di Emanuele, e Zaccaria è da sempre stato un acerrimo e appassionato del ciclismo e soprattutto mi ha sempre fatto il tifo, e quindi in quelle occasioni, quando il Tirreno Adriatico o magari passaggi del Giro d'Italia, Petritoli io in zona, sempre metteva un premio e certamente io cercavo di portarlo a casa. Siamo all'11ª edizione, questa è una bella corsa, tanti bei vincitori come Ciccone e come tanti altri, oramai diventata a livello juniores un'istituzione. Sì, sono diversi anni che approfitto del mio periodo di vacanze qui nelle Marche, praticamente in casa, e in questi ultimi anni le prime edizioni, quando io ho avuto opportunità di essere qui, è stato un poco, mi sono presentato in anonimo, mi mettevo Valbivio Valmir, vedevo i passaggi, poi dopo da qualche anno già ho preso contatto con Emanuele, vengo anche alla presentazione della manifestazione, che mi sembra, lo dissi già l'anno scorso, una cosa importante, organizzare non solamente manifestazioni ciclistiche per più grandi professionisti o dilettanti, anche juniores, che come gli allievi anche sono, diciamo, sono le radici del ciclismo, e di qui, a partire comunque dai giovanissimi, se non li bruciamo anzitempo, ci sono tutti quanti le radici dei bambini che vanno poi su fino alla massima categoria, chi ha l'opportunità di arrivare. Mauro Pieroni oggi a Petritoli per la presentazione dell'11° trofeo Città di Petritoli in memoria al Balacco Paponi, una bella manifestazione, ci ha creduto sempre, sei stato sempre al fianco di Emanuele Senzacqua, siamo pronti per quella che sarà la bellissima sfida del 12 agosto. Sì,
perché anche noi, anche se siamo dei comuni diversi, penso che il territorio della Valle dell'Aso abbia e debba essere unito sia politicamente che nello sport, quindi ci ho creduto fin dall'inizio, perché poi la bicicletta è quella che fa conoscere il territorio, quindi fa vedere la nostra valle, i nostri paesi, e quindi ben venga questo tipo di manifestazioni. Lo scorso anno un bel vincitore, Bruno Slani, corridore umbro, che l'altro giorno a Montegranaro da dilettante del primo anno è stato premiato come miglior giovane, miglior viatico non poteva esserci. Certo, perché anche con questi ragazzi che vengono da fuori possiamo far conoscere la nostra regione, i giovani poi sono i nuovi talenti, quelli che nel futuro magari ci rappresenteranno a livello nazionale o a livello mondiale. Mauro Paponi, bacio destro di Emanuele Senzacqua. Oggi abbiamo presentato questo 11° trofeo Petrolitori in memoria del Balacco Paponi, gara per juniores. Ci siamo oramai, mancano appena 8 giorni per una gara che ha saputo ritagliarsi poco tempo, uno spazio molto importante. Sì, in effetti questa è una gara molto importante nel panorama marchigiano e nazionale. Vorrei ricordare che nel 2011 qui vinse un certo Giulio Ciccone e secondo Fausto Masnada, per gli appassionati di ciclismo che hanno seguito il Giro d'Italia e hanno potuto ammirare questi due ragazzi che sono stati, diciamo, i migliori giovani del Giro. Ecco, lo scorso anno ha vinto Bruno Aslani, che a Montegranaro è stato premiato come miglior giovane da dilettante. Poi ricordiamo anche Carboni, Rossi, che è un ex campione italiano. Qui sembra ragazzi di grande successo. No? Poi vorrei ricordare che oltre a Ricocchi per la gara, Fausto Balacco e Gabriele Baboni, ricordiamo anche Romanelli Domenico, Senzacqua Zaccaria e Leoni Giovanni, che erano appassionati di ciclismo, che tiravano avanti la società. Poi ricordiamo anche Basilio Mercuri, un ragazzo di Porto San Giorgio, e il dottor Vico Massucci, che per anni è stato il nostro medico di gara. Un grazie anche all'Avis comunale di Petritoli, che è sempre presente in queste manifestazioni. Brava anche la Proloco a esservi vicino oltre al comune. Beh, veramente quest'anno per la prima volta la Proloco si è proposta di darci un aiuto, speriamo che vada tutto bene e noi li ringraziamo. L'appuntamento dunque domenica 12 agosto alle ore? Alle ore 14:30 tutti a Petritoli per questa gara, 11° trofeo Balacco Paponi. Gaetano Gazzoli, ospite oggi alla presentazione di questo 11° trofeo Città di Petritoli in memoria al Balacco Paponi. È sempre un onore esserci in una corsa che è stata con gli organizzatori brava a ritagliarsi uno spazio importante tra gli juniores, e chi vince qui a Petritoli ha poi quasi sempre il pass per i dilettanti. Sì, ma anche perché è una data bellissima, il 18 e il 12 agosto, i corridori vengono con una forma smagliante qui, i migliori, perché sono ormai a fine stagione, qui a Petritoli il percorso è magnifico, abbastanza selettivo, dunque chi vince qui a Petritoli penso che ha la forza per andare avanti, poi rispettiamo l'anno dopo a Capodarco. 12 agosto a Petritoli, 16 Capodarco, come sta andando a livello organizzativo la manifestazione? Ormai ci siamo, possiamo dire che mancano gli ultimi dettagli, tante formazioni straniere, si è unita anche la Pomo Marsiglia, ci sono tante squadre italiane fortissime, insomma che gran premio ti aspetti e che naturalmente che giorno sarà quello di Capodarco? No, io mi aspetto una bellissima giornata, speriamo che sia di sole. Ci sarà una grande battaglia sicuramente, 175 persone iscritte e già partenti, dopo se qualcuno adesso viene con corridori in meno va a 174, noi fino adesso abbiamo 175 corridori al via. E niente, penso che sia una grande avventura insieme alla comunità di Capodarco, ormai la corsa è partita alla grande, il 47° Gran Premio, tutto filadito, ma sembra che è un meccanismo che va avanti da solo, invece c'è da lavorarci sotto, c'è parecchi volontari che ci danno una mano, adesso il 13 faremo le scritte, la strada è chiusa al traffico, per dare pure un po' di folklore all'asfalto e ai corridori che passano sulla sede di Capodarco. Vi aspetto tutti, venite a vedere questi ragazzi giovanissimi come soffrono in bicicletta. Cerretani Car, via San Giuseppe, Sant'Elpidio a Mare.
Vendita auto nuove e usate multimarca in zona Triangolo in via Bolsena 14, Ceretani Car, officina autorizzata, vendita, assistenza, noleggio. Per informazioni 0734 85 89 61 oppure info@ceretanicar.it. Ceretani Car, la forza del risparmio, il meglio per voi stessi. Vendita auto nuove e usate multimarca in zona Triangolo in via Bolsena 14, Ceretani Car. Fai spazio nella tua vita per Ceretani Car. Passione e professionalità nel mondo delle due ruote. Cicli Falgiani, ad Ascoli Piceno, offre una vasta gamma di biciclette ed accessori per tutte le tipologie. Bici Scott, Olimpia, Scapini, Montana. Accessori Scott, scarpe tecniche, corsa e mountain bike, Scott, Sidi, Vittoria, integratori Pro Action, Named, Y. Abbigliamento Scott, Castelli, Nexo Skin. Caschi e occhiali Rudy Project, Salice, Scott, Brico, Lival, MyWiFi, Abus, videocamere, GPS, Garmin, Polar, Campagnolo, Shimano, Intimo, Bionic e Nexo Skin, abbigliamento tecnico Bionic, copertoni Continental, Schwalbe, CST, Michelin, Kenda, Cicli Falgiani e anche assistenza tecnica e test postura. Cicli Falgiani, via Amalfi 1/3, Ascoli Piceno. Telefono 327 69 36 853. Italiano in città e i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano e tu mi fai, dobbiamo andare a Cine, vai a Cine, vacci tu. Cruise Jeans, istinto blu, jeans e maglieria. Prodotti esclusivamente made in Italy, con l'outlet a Sant'Egidio alla Vibrata, Teramo, in via Cincinnato. Visitatelo. Se vuoi vestire alla moda, Cruise Jeans è il tuo punto di riferimento. Cruise Jeans, istinto blu. Per informazioni 0861 847237 www.cruisejeans.it.